Quello appena trascorso è stato un fine settimana piuttosto movimentato a Piacenza, dove tra venerdì e sabato la polizia è intervenuta per sedare due risse. Il primo episodio si è verificato venerdì sera intorno alle 19.30 in via San Bartolomeo. Un dominicano di 41 anni e un 59enne salernitano, pare per questioni di gelosia, si sono affrontati in strada sotto gli occhi terrorizzati di alcuni residenti. Stando alle ricostruzioni, il sudamericano, dopo una lite piuttosto accesa, avrebbe estratto un coltellino svizzero con il quale ha ferito in maniera lieve il rivale. A porre fine alla lite, che poteva avere conseguenze ben peggiori, ci hanno pensato due volanti di polizia e una pattuglia in borghese, giunte poco dopo sul posto. Il ferito è stato condotto all'ospedale di Piacenza per le cure del caso, mentre l'aggressore è finito in questura. Per lui è scattata una denuncia per lesioni aggravate e porto abusivo di coltello. Sabato scorso, invece, in pieno centro storico, gli agenti sono dovuti intervenire per sedare una rissa tra ragazzini, scaturita a causa di una ragazza contesa. A fronteggiarsi, due cugini di origine romena e un piacentino, tutti di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Ad avere la peggio è stato il giovane italiano che, dopo le cure del caso al pronto soccorso, è stato dimesso con 15 giorni di prognosi a causa di un forte trauma cranico dopo aver incassato un violento pugno al volto che lo ha fatto cadere al suolo, sbattendo violentemente il capo. I due cugini e il ferito sono stati tutti denunciati dalla polizia al Tribunale dei Minori di Bologna.